La tabella permette di constatare come in Italia la pressione dell'imposta personale sul reddito per una persona singola, senza carichi di famiglia, che svolge un lavoro dipendente, è per tutti i livelli di reddito maggiore che in Francia e in Germania. Si può constatare come il divario è molto elevato fino all'imponibile di 70-80 mila euro. Questo è determinato dal fatto che la Francia, per i carichi di famiglia, adotta il quoziente familiare, mentre la Germania prevede l'opzione della tassazione del cumulo dei redditi dei coniugi, con il raddoppio del reddito tassabile e con una riduzione dell'aliquota applicata. La tassazione in Italia, rispetto agli altri paesi, penalizza soprattutto i redditi medio-bassi. È tenendo presente la grande differenza del carico fiscale che possono avere le famiglie francesi rispetto alle nostre, il parametro in base al quale valutare la tassazione della proprietà immobiliare in Francia, che è su base catastale. Il catasto, nella concezione francese, non si basa su una concezione patrimoniale, come si vorrebbe fare in Italia, ma sulla concezione reddituale, in base al cosiddetto valore locativo, ossia il reddito da locazione. La tassazione degli immobili in Germania ha un'importanza molto minore che in Francia e anche rispetto all'Italia. Questo in quanto, da sempre, la politica del governo tedesco è di non imporre tasse elevate sulla piccola proprietà. Occorre evidenziare che il confronto tra le tassazioni nei vari paesi va fatto anche in riferimento alla pressione di tutte le imposte dirette, non solo quelle sui patrimoni, ma anche quelle progressive sul reddito. A tale riguardo si rileva che la progressività dell'imposta personale negli altri paesi avanzati mediamente è molto più moderata che in Italia. In Francia avviene in virtù dell'adozione del quoziente familiare, in Germania mediante aliquote che hanno una progressività più contenuta e con l'opzione della tassazione congiunta del reddito di un coniuge con quello dell'altro coniuge e la divisione per due. Nel Regno Unito la moderazione della progressività dell'imposta sul reddito personale avviene per effetto dell'adozione di due sole aliquote. La tabella dimostra come la pressione delle imposte dirette in Italia è maggiore rispetto al 2009 sia nel confronto con ciascuno di questi paesi sia della loro media. È difficile comparare le tasse sulla proprietà immobiliare nei diversi stati perché hanno natura e scopi diversi. Per esempio, in Francia, il dato della pressione fiscale sulla proprietà degli immobili include anche pubbliche entrate come quella sui rifiuti solidi urbani e il canone TV, che non fanno propriamente parte delle imposte essendo tasse o prezzi per servizi resi. Inoltre, le imposte immobiliari francesi e inglesi sono detraibili dall'imposta personale sul reddito, ciò che non accade in Italia. Nei paesi anglosassoni, in cui l'imposta locale sulla proprietà immobiliare è particolarmente elevata, non esistono le tasse per i servizi municipali che riguardano gli immobili, la tassa sui rifiuti, sugli spazi pubblici, sulle affissioni e così via. Per molti stati la statistica della pressione diretta sugli immobili è poi gonfiata dal fatto che non si distingue la parte del tributo patrimoniale che cade sugli immobili e quella che cade su ciò che vi è contenuto, come quadri e arredi e mobili di antiquariato o di altro particolare pregio, e in altri o negli stessi dal fatto che vi è un unico tributo sugli immobili e sui capitali immobiliari. A parte ciò, il nostro Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto una comparazione fra la situazione italiana nella tassazione patrimoniale immobiliare prima del decreto Monti Salva Italia per l'OCSE e per i paesi dell'OCSE ha messo fra le imposte dirette patrimoniali anche tributi sulle famiglie che non riguardano la tassazione patrimoniale dell'immobile come tale, ma fenomeni eterogenei. A questo punto, per l'Italia, occorrerebbe includere anche la TARSU e altre tassazioni patrimoniali eterogenee. La tabella permette di considerare come si presentano le imposte dirette sul reddito e sulle proprietà immobiliari in Italia, Francia e Germania. Il contribuente medio in Francia, dopo aver pagato l'imposta personale sul reddito, ha ancora una rilevante disponibilità di mezzi economici per pagare il carico fiscale patrimoniale sugli immobili. Per quel che riguarda la Germania, le aliquote sono generalmente molto moderate e favoriscono le famiglie, prevedendo diverse opzioni di detrazione a loro favore.
la diversificazione delle imposte dirette sul reddito e sugli immobili e la loro incidenza sul reddito disponibile delle famiglie comporta una diversa giustificazione per la tassazione patrimoniale in Francia rispetto alla Germania e soprattutto all'Italia. Inoltre, il reddito degli immobili direttamente goduti dai proprietari, diverso dalla prima casa, in Italia è sottoposto alla tassazione personale progressiva sul reddito, mentre è fuori campo rispetto ad essa in Francia e in Germania. Va anche aggiunto che sia in Italia che in Francia che in Germania il reddito della prima casa non è tassato, ma mentre in Francia e in Germania il reddito degli immobili prima casa goduti dai proprietari non fa parte della base imponibile, in quanto è fuori campo rispetto alla tassabilità, in Italia invece esso fa parte della base imponibile ai fini del calcolo dell'aliquota progressiva sui restanti redditi, perché il reddito figurativo degli immobili è beneficiario solo di specifiche esenzioni. In Francia vi è una tassazione patrimoniale particolare degli immobili non locati, non utilizzati dai proprietari, e questo si spiega considerando che il reddito presunto in natura di questi immobili in Francia, come in Germania, è esonerato dall'imposta sul reddito, mentre è tassato come tributo patrimoniale mediante la capitalizzazione della rendita teorica. In Italia le unità immobiliari non locate diverse dalle prime case sono circa 15 milioni contro 19 milioni di prime case, sicché la tassazione di questi redditi in natura nell'imposta personale sul reddito ha una consistenza rilevante.